Buongiorno, bentornati all'analisi tecnica delle Trading Ideas. Come di consueto apriamo con l'analisi grafica del principale indice di borsa italiana per poi passare a quella del DAX e del titolo Banca Mediolanum. Piazza Affari ha registrato un'apertura incerta quest'oggi con l'indice che tenta di replicare l'attacco portato ieri alla trend line di breve e medio periodo ottenuta sul daily chart con i minimi crescenti del 20 dicembre e il 2 di gennaio. In tal senso, un segnale rialzista forte arriverebbe solamente con il superamento della soglia a 19.583 punti, con l'indice pronto a sferrare l'attacco decisivo alla coriacea barriera a 19.800 punti, cambio di rotta che si avrebbe solamente con un ribasso al di sotto dei 19.140 punti. Apertura dal tono contenuto per l'indice tedesco DAX, dopo il fallito attacco, il quarto nel mese di gennaio, alla coriacea resistenza statica a 11.637 punti. Il segnale rialzista generato nella seduta di martedì, quale la rottura della trend line ottenuta sul daily chart con il top dell'11 gennaio e il 17 dello stesso mese. In questo quadro opportunità di acquisto si potrebbero presentare solamente su ritorni sulla supporto a 11.547 punti, che avrebbe con l'avvio di nuove posizioni rialziste che avrebbe primo target price a 11.787 punti. Passiamo quindi all'analisi tecnica del titolo Banca Mediolanum, particolarmente tradato in queste ultime sedute della settimana. Le azioni del titolo sono in fase di assestamento al di sotto della soglia psicologica a 7,50 euro, dopo gli importanti allunghi fatti registrare ad inizio mese. Questi allunghi hanno dato voce agli importanti segnali rialzisti generati nel mese di dicembre, quali la rottura del livello resistenziale a 6,92 euro e la violazione a rialzo della trend line di medio periodo ottenuta con i top decrescenti del 1 agosto e del 14 di novembre. In questo quadro è possibile l'avvio di posizioni di medio-lungo termine in acquisto che avrebbero come punto d'ingresso il livello compreso fra i 7 e i 6,9 euro, con target price primario a 7,50 e successivo a 8 euro. Punto di uscita dalla posizione a 6,73 euro.